Abbiamo completato l'iter autorizzativo previsto, siamo in attesa sostanzialmente del decreto interministeriale che deve essere messo dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero Italiano dei Trasporti, delle Infrastrutture e Trasporti, d'intesa con la Regione. È l'atto, l'ultimo atto formale per la realizzazione e l'esercizio del deposito. Questo è fondamentalmente il là per iniziare alla costruzione del deposito stesso. A Santa Giusta si sono, come dire, concentrati tutta una serie di punti di interesse, che fondamentalmente sono delle infrastrutture portuali di ottimo livello, purtroppo non pienamente sviluppate, non pienamente utilizzate, la presenza di microreti già esistenti ad Oristano in costruzione a Santa Giusta. E poi nel ruolo baricentrico che il luogo ha nei confronti dell'intera Sardegna. Abbiamo pensato che fosse l'ideale porta per iniziare a portare GNL in Sardegna. Questo cosa potrebbe cambiare? Potrebbe cambiare la possibilità di avere un combustibile sicuramente più pulito, con caratteristiche di impatto ambientale enormemente migliori rispetto a tutti gli altri combustibili fossili e con una facilità e una possibilità di impiego sia per quanto riguarda le imprese sia per quanto riguarda i singoli cittadini. Ad oggi la rete di distribuzione è fatta da una serie di bacini che non sono collegati tra di loro. C'è un progetto che in qualche modo è stato sottolineato dall'accordo Stato-Regione per la realizzazione di una dorsale volta al collegamento di questi bacini. È un progetto importante ed ambizioso che verrà la sua realizzazione auspicabilmente nei prossimi anni. Per il momento la possibilità concreta è quella di portare il GNL, portarlo liquido, poter dotare i singoli bacini di un deposito di liquido, di un semplice evaporatore per distribuire vapore alle singole reti, anche in maniera completamente autonoma. La volontà è quella comunque di attendere la normativa e comunque la tariffazione che l'autorità del gas e dell'energia farà nei prossimi mesi e lo farà evidentemente nel momento in cui si dà concretezza al GNL, non può evidentemente anticiparla in assenza degli investimenti. Quindi è un progetto conseguenziale, è un impegno preciso che lo Stato si è preso nei confronti della Regione. E a quel punto fondamentalmente lo scopo sarà quello già ricordato dall'assessore Pidas, il GNL, o meglio il metano, non dovrà costare più che in continente. Questo è l'obiettivo.